Due anni fa il Covid non esisteva, quindi lo ignoravamo. Oggi, dopo che per due anni lo abbiamo visto con i nostri occhi, abbiamo accettato che esista. Due anni fa il Milan ha iniziato a vincere con costanza e all'inizio lo ignoravamo. Oggi, dopo che per due anni è rimasto sempre sul podio, dopo che ha battuto tutte le big del campionato italiano più volte, dopo che ha continuato a vincere con costanza, ancora ci stupiamo che sia in testa. Consideriamo i suoi giocatori scarsi, oggettivamente deboli e pensiamo sia al vertice della classifica per qualche strano caso, o meglio, per colpa delle altre che si sono suicidate. Ma perché dopo due anni ancora dobbiamo far passare per un miracolo ciò che sta facendo il Milan? Da chi pensa che il Milan crollerà domani a chi ogni volta ripete che i mezzi tecnici della rosa siano limitati? Da chi crede che comunque vada, ancora oggi, l'obiettivo giusto sia il quarto posto? A chi ritiene che la squadra sia scarsa indipendentemente dai risultati, dal percorso, dalla classifica e penso anche dai titoli? Credo infatti che certa gente, anche se dovessimo vincere lo scudetto, comunque penserebbe che sia stato un mero colpo di culo. Perché? Perché ancora ci si sorprende del Milan? Il Milan gioca bene e vince quasi settimanalmente da ormai due anni. Due anni. Nel 2020 è stata la squadra che in Italia ha fatto più punti. Nel 2021 è stata la quinta, ma a meno uno dalla Juve quarta. Oggi, dopo aver battuto la Lazio al 92esimo grazie a Tonali, è prima anche nel 2022 a pari merito con la Juve. E questo indipendentemente dal risultato che l'Inter farà col Bologna. Nel mentre, Theo Hernandez è diventato titolare con la Francia e ha già vinto la Nations League. La non convocazione di Tomori nell'Inghilterra ha fatto partire una rivolta popolare. Che sì, è stato preso dal Barcellona di Xavi. Tonali è diventato uno dei più grandi prospetti del calcio italiano. E per la cronaca ha segnato gli stessi gol di Barella in campionato a oggi. Leao è diventato uno dei migliori esterni della Serie A nonostante non sempre abbia giocato al top. Giroud, pur non essendo un attaccante da 25 gol a stagione, quest'anno è già a 9 e potrebbe arrivare in doppia cifra, così come lo stesso Leao a 9 e volendo anche Ibra a 8. Un anno fa si diceva che Donnarumma fosse l'unico vero top player del Milan, ma senza di lui il Milan ha fatto meglio e ha trovato un portiere più forte. Si diceva che senza Ibra sarebbe stata dura, ma nonostante tutte le assenze dello svedese il Milan non ha mai perso il podio. Si diceva e si dice che questa squadra stia giocando ben al di sopra delle sue potenzialità, perché è giovane e priva di esperienza. E magari chi lo dice considera invece gente come Barella, Skriniar e Lautaro come dei veterani. Questi tre che ho citato sono fortissimi, ma fino a 12 mesi fa che cosa avevano vinto? Barella giocava nel Cagliari 3 anni fa, Skriniar fino alla scorsa stagione non aveva vinto nulla. Certo, erano arrivati in finale di Europa League, ma quando si parla del Milan mi insegnano che arrivare secondi non conta nulla. Se i nostri stanno giocando benissimo ma è solo un momento di forma positiva, allora lo stesso sarebbe dovuto valere anche per i giocatori dell'Inter un anno fa, visto che erano a loro volta giovani e lottavano contro una Juve che vinceva lo scudetto da 9 anni. Oggi l'Inter viene considerata giustamente una grande squadra, mentre il Milan, che lì è sempre stata a ridosso, viene percepito come una rosa piena di ragazzini che prima o poi crolleranno. Ogni giorno un milanista si sveglia e sa che dovrà leggere dichiarazioni tipo: ieri il Milan mi ha stupito, nonostante nei 24 mesi precedenti abbia sempre fatto le stesse cose. Perché non riusciamo a considerare il Milan come una grande squadra? Quando Tonali dice: solo i nostri tifosi credono in noi, dice la verità in parte. È vero che sono solo i milanisti a considerare il Milan una grande, e Bergomi. Ma non è vero che tutti i milanisti la credono una grande, anzi moltissimi tifosi rossoneri sono i primi a sottovalutare la rosa sperando nel mercato. Dopo la vittoria dell'Inter sulla Roma sembrava finita, basta, l'Inter ha vinto lo scudetto, si diceva domenica mattina. Poi, come spesso accaduto in questi due anni, il Milan è sceso in campo e nel momento più difficile ha tirato fuori gli artigli, vincendo la partita da grande squadra. È successo a Bergamo l'anno scorso, è successo nel derby a Napoli quest'anno, è successo con la Lazio quest'anno, ma anche l'anno scorso a San Siro. Il Milan è la migliore squadra in trasferta per distacco degli ultimi due campionati. Ha tre giocatori che possono arrivare in doppia cifra a fine anno. Ha una difesa che non ha subito gol per 7 partite di fila. Ha giocato metà della stagione senza Rebic e Ibra, arrivando a schierare addirittura Krunic come attaccante, ma comunque è riuscito a vincere un sacco di partite. Ha uno dei migliori portieri della Serie A. Ha battuto la Lazio 3 volte, la Roma 2, l'Inter e il Napoli 1. Non ha perso contro la Juve. A livello di singoli, almeno metà dei titolari sono grandissimi giocatori. Un paio sono buoni e poi ce ne sono due o tre da rivedere, ma quasi tutti sulla tre quarti. Giocatori come Theo, Maignan, Tomori e Leao giocherebbero in tutte le squadre di Serie A. So che qualcuno non sarà d'accordo, ma trovatemi un esterno sinistro migliore di Rafa attualmente. Che si va al Barcellona, su Romagnoli, che da noi fa panchina, c'è la Lazio e forse addirittura al Barcellona stesso. Çalhanoğlu un anno fa al Milan veniva massacrato. Ora è l'Inter ed è titolare inamovibile in una squadra che arriverà prima o seconda. Florenzi è titolare in nazionale. Salmekers, anche se da noi sta facendo male, da un anno è nel giro della nazionale belga, attualmente seconda nel ranking FIFA. Due anni fa, Pioli era un allenatore che aveva all'attivo una carriera altalenante, principalmente fatta di esoneri al secondo anno. Dopo più di 100 partite nel Milan però è un grande allenatore che allena una squadra forte, conscia delle sue potenzialità e che non ha bisogno di una rivoluzione per diventare fortissima, ma soltanto di un paio di acquisti di punti giusti. Nessuna squadra è perfetta e non lo può essere una che fino a due anni fa sperava di arrivare quinta e non decima. Ma oggi, dopo due anni ininterrotti a battere quasi tutti, che senso ha ancora stupirsi del Milan? Magari vincerà davvero l'Inter alla fine, ma perché fingere che vedere il Milan lassù sia ancora una sorpresa? Chi parla in tono sorpreso del Milan non è in malafede, o credo capisca poco di caso.
calcio, oppure ha vissuto in una caverna negli ultimi 2 anni e ancora non si è reso conto di che giocatore sia Maignan, di quanto sia forte Theo, delle ultime prestazioni di Bennacer. Ripeto, penso che se anche dovessimo vincere lo scudetto, comunque certa gente fingerebbe di essere sorpresa. Ma se una squadra è sempre stata o prima o seconda o prima, se alla fine vince non è un miracolo, è soltanto il giusto epilogo di un lungo percorso. Se poi si finge di non volerlo vedere, vabbè, amen. PS, non so come finirà Bologna-Inter e nel dubbio faccio i complimenti ai nostri cugini, ma se anche ora il Milan fosse secondo, comunque continuerei a pensare quanto detto fin qui.